Io sono Raffaele Danna, mi sono laureato in scienze filosofiche. Al momento sto seguendo diversi progetti, diversi tra loro, ma comunque pare che a partire dal prossimo anno sarò in Inghilterra a continuare gli studi. L'Università di Bologna ho scelto di mostrarvi piuttosto che dirvi che cos'è stata per me. Un luogo fantastico, una grandissima avventura, una grande scoperta che continua a essere tale, e il collegio si è inserito all'interno di tutto questo con degli incontri, delle persone, degli stimoli che sono stati in un certo senso unici e insostituibili. Andrea Giusti, laurea magistrale in fisica. Al momento sono un dottorando in fisica teorica presso l'Università di Bologna. La mia speranza per i prossimi anni è di poter contribuire, attraverso la mia attività di ricerca, a una maggiore comprensione di alcuni problemi connessi con la fisica dei gruppi neri. Secondo me, il Collegio e l'Università di Bologna possono essere riassunti in due semplici parole: eccellenza e qualità. Ciao, sono Lorena Gazzotti, sono stata allieva del Collegio dal 2013 al 2015, quando mi sono laureata in Lingue e Culture dell'Asia dell'Africa in magistrale. E ora sto facendo un PhD in Development Studies qui all'Università di Cambridge, e fare ricerca mi piace molto, quindi spero di poterla fare più a lungo possibile. Il collegio per me è stata un'enorme opportunità, perché se il collegio non mi avesse dato la tranquillità di studiare quello che mi piaceva, probabilmente ora non avrei potuto essere qui. E l'Università di Bologna è un po' casa, in cui, non lo so, magari si spera anche di tornare un giorno, chissà. Stefano Onofri, International Management. 2 anni fa abbiamo immaginato lo Startup Day e oggi continua insieme all'università. Ma soprattutto, con 3 collegiali e altre 11 persone, stiamo lavorando a Cabit, una startup che speriamo possa andare molto lontano. Per me il collegio è curiosità, perché non ho mai visto tanta bella diversità sotto lo stesso tetto. E l'Università di Bologna è fondamenta, perché è un punto certo da cui tutto si può costruire. Sono Simone Bianconi, ho studiato Ingegneria Energetica e Nucleare e ora collaboro come assegnista di ricerca con il gruppo del professor Colombo qua a Bologna. A settembre partirò per Chicago per iniziare un dottorato alla Northwestern University. Per me il collegio è stato prima di tutto una comunità, dove ho potuto incontrare persone con le quali condividevo interessi e passioni e grazie alle quali sono cresciuto accademicamente ma anche come uomo. L'Università di Bologna è stata la mia prima università e rappresenta secondo me un modello di università di cui andare fieri in tutto il mondo. Mi chiamo Sara De Martin e sono laureata in filologia classica. Mi trovo a Freiburg in Breisgau, sto collaborando con un gruppo di ricerca internazionale che si occupa di commedia greca. Da settembre sarò però a Londra per un dottorato di ricerca al King's College. Il Collegio Superiore è stato per me un luogo di scambio, scambio intellettuale, ma soprattutto scambio personale. Al Collegio ho infatti conosciuto persone che altrimenti non avrei conosciuto. Molte di queste resteranno, credo, importanti punti di riferimento per lungo tempo a venire. L'Alma Mater Studiorum è per me internazionalità e movimento. Sono Enrico Davidi, mi sono appena laureato in fotochimica e materiali molecolari. Attualmente sto lavorando nel laboratorio in cui ho fatto la tesi come laureato frequentante e contemporaneamente sto cercando un dottorato. Per me l'Università di Bologna e il collegio in particolare hanno rappresentato un luogo incredibilmente stimolante in cui studiare e lavorare, ma anche in cui vivere. Sono Cohen, ho studiato fisica alla triennale e alla magistrale. Adesso mi trovo all'Università di Tel Aviv, dove sto seguendo 2 progetti di ricerca e sto lavorando in un'azienda di high-tech qui a Tel Aviv. In futuro, l'anno futuro prossimo, vorrei fare un dottorato. Del collegio mi viene da dire che è un posto dove conoscere persone in gamba. Dell'università è un trampolino di lancio per il resto del mondo, perché ha tanti contatti con le università del mondo. Sono Aurora Diamante, ho studiato biotecnologie molecolari industriali all'Università di Bologna. Al momento sto svolgendo un tirocinio presso l'Istituto A-STAR a Singapore, nell'attesa di iniziare il mio dottorato di ricerca a Cambridge in ottobre. Per me, il Collegio Superiore è un'opportunità da cogliere al volo. Per me, l'Alma Mater Studiorum significa impegno costante, seguito da grandi soddisfazioni. Sono Marco Molari. Ho seguito il corso di laurea magistrale in fisica teorica e al momento sto scrivendo un articolo insieme al mio relatore riguardo i risultati della mia tesi
I miei piani per il futuro sono il dottorato di ricerca. E se dovessi scegliere una parola per descrivere il collegio superiore e l'università, sarebbe per il collegio crescita e per l'università scoperta. Sono Fabrizio Minganti, mi sono laureato in triennale a Bologna in fisica e poi ho continuato i miei studi all'École Normale Supérieure a Parigi. Attualmente sono dottorando a Parigi 7, dove mi occupo di ottica quantistica. In futuro vorrei continuare la carriera accademica, se possibile. Una parola per descrivere il collegio è sicuramente nostalgia, e una per descrivere l'Università di Bologna è casa.